È un progetto importante da associare con Paola per il fatto delle api, perché io credo nel futuro. L'umanità deve cambiare cervello, deve cambiare modo di porsi, soprattutto l'energia elettrica, e quindi non fare più l'utilizzo di elementi inquinanti, ma di energia alternativa. Infatti proporrò al momento opportuno un progetto per le api, perché se le api muoiono, muore anche l'umanità. Non dimenticando che le isole Canarie utilizzano la mosca per l'impollinazione, ma l'ape fa parte della nostra umanità. Quindi l'umanità va difesa con energia alternativa e con altri modi di impostare. Oggi ho qui una persona molto importante, Abu. Abu l'ho conosciuto 3 anni fa su Facebook. Ha avuto tante proposte, anche un po' non piacevoli, ma lui mi ha colpito nel cuore, perché ho detto: comprendimi, io sono una nonna. Non capirmi diversamente perché tu sei musulmano, però tu comprendi la donna in maniera diversa con l'Occidente. E così abbiamo aperto questa amicizia. Tramite lui ho conosciuto Dale, che sta qui vicino in Algeria. Poi io conosco il mondo, ho 5.000 persone, infatti ho aperto il Brasile, il mio libro, cioè la mia poesia è stata pubblicata in portoghese sul giornale Colpidora, giornale internazionale, l'Argentina con la mia amica, Enrica, che ha portato la soluzione di Natale Ghedi, a Daniela dell'Australia. Adesso c'è anche una mia amica, la professoressa Danita Uribe, del Guatemala. Quali sono i progetti? Qui c'è l'Egitto. Vorrei far venire vicino a me Abu e signor Gino, che la vice, la cadella sta vicino a me, quindi è una parte di questo mondo. Che cosa devo dire? Io amo la cultura, ma io amo la pace, voglio smettere questa violenza, lo sento nel profondo del mio cuore. E anche chi non mi comprende, non mi importa niente, perché io vivo per questo mondo, vivo per la pace e per l'amore, e questa è una manifestazione, perché ieri sera anche il signor Gino Di Pietro, che ho detto in italiano, non so come si chiama, e vorrei farlo vedere un attimo, intervenire, e Abu con Dale. Questo significa che l'amore esiste, l'amore è in senso lato, senso universale. E cosa devo dire? C'è un progetto, aprire le porte del mondo al dialogo universale, che non esiste odio delle religioni, ma le persone che hanno due volti, volto del bene e volto del male. Allora io devo dire che ringrazio il giornalista del Vaticano, che quando una conferenza invece legge la mia poesia, la seconda poesia, Kamikaze, lui mi disse: signora Angela, lei non ha intenzione di scrivere, ma lei è una potenza. Io una potenza, rispose, sì. Lei è la potenza dell'amore, scriva e vada avanti, non si fermi più finché vive. Lei arriverà anche a parlare con i nemici, forse lei non lo sa. Effettivamente so così, da una chiacchierona del bene. E cosa devo dire? Il 10 dicembre ho un progetto di presentare l'associazione di Flora Ruffo, che è la segretaria, l'associazione nazionale delle donne del Mediterraneo, quindi c'è la donna del Mediterraneo, c'è anche la donna del Mediterraneo, a Sermoneta, che Sermoneta è il paese dell'amore per me, perché rappresenta l'amore mio, insomma, ho detto di Domenico di Stefano e mio marito, mi sono sposata lì, quindi. È nato lì già un amore dedicato con la copertina dell'amore platonico di Milena, che ha fatto vedere. E domenica scorsa, tramite il club, ho fatto anche i saluti di Sole Vesta e Dante Ceccarini, abbiamo fatto una mostra
cinematografica, perché Sfer Moneta è la storia dell'arte del cinema, anche se Occhialone è stata lì facendo la sciociara, Vittorio Gassman, Totò e tutti i grandi. Quindi poi sono tutti artisti, perché anche c'è la famiglia Prodi, gli artisti della cinematografia. Quindi come location manager c'è Marzacore che ci invita al suo ristorante. Quindi vi invito. E poi altri progetti stanno facendoli però insieme a voi. Rapidamente, rapidamente dobbiamo ringraziare la nostra amica e presentiamo Daniela Bufalfa, perché purtroppo ci stanno segnalando che siamo in ritardo, dobbiamo chiudere. E rapidamente dico che appunto lei è nata a Orane in Algeria nel 1768 e vive a Brunilla. È insegnante di francese presso la scuola media e il centro di lingue straniere dell'Università di Sumba. Da sempre appassionata di lingue, di libri e di poesia, ha saputo trasmettere con notevole successo questi interessi ai suoi studenti. Ha partecipato a diverse manifestazioni di carattere culturale in Algeria e scrive a titolo personale storie per ragazzi e poesie. Per molto tempo il suo sogno è stato quello di organizzare e partecipare ad eventi artistici culturali in Italia e in Algeria, facendo affidamento sulla cooperazione, si cerca continua, con l'associazione culturale Lila, in modo tale da creare e riaffermare rapporti tra artisti italiani e algerini. E così nel luglio del 2017 l'associazione culturale Lila, riconosciuta l'ampia positiva divulgazione dei propri progetti ottenuta grazie alle attività professionali e sociali realizzate dalla professoressa Daniela Bucalfa, ha deliberato di nominarla presidente della sua sede operativa a Dila, ubicata in Algeria, nella città di Brina. E adesso ci sarà un filmato che la regia ci invierà per illustrare le attività della nostra amica. Queste sono le foto della mia città, si chiama Blida, è a 45 km di Algeri, la capitale. È una città di arte. Abbiamo delle pittore come Bimeisa Mohamed, che hanno dato pure le sue mostre qua in Italia. E speriamo bene con questo generale tra la nostra città Blida e diciamo che l'Algeria, perché siamo pronti a venire in Algeria e a portare gli italiani da noi. Quindi saranno benvenuti tutti scrittori, pittori, sono invitati a visitare l'Algeria. E se parliamo dell'Algeria siamo vicini. Se parliamo di Dila, diciamo che tra Dila, per noi Dila è l'amicizia tra l'Algeria e l'Italia. Ringraziamento a Bruno Mancini, questo signore, sì, sono senza parole quando parlo di lui, e ringrazio l'Istituto Italiano di Lingua Italiano ad Algeri, la signora Maria Battaglia, che lì fa un lavoro meraviglioso per la lingua italiana. E sull'antologia, Bene Matisse, e abbiamo un omaggio al fondatore del Dipartimento della Lingua Italiana in Algeria, che si chiama Hamouda, il signore Hamouda. È lui che ha fondato questo dipartimento. Nonostante che c'è un'università della lingua italiana a Lida, è conosciuta, e abbiamo laureati nella lingua italiana che vengono pure a finire lo studio qua in Italia, a Genova, a Perugia, a Roma, ci stanno dappertutto, ma solo per studiare e prendere un po' di vostra lingua. Ciao, grazie. Grazie. Il signore Mancini mi ha detto, quello è la vita. Noi, ho detto,
speriamo per fare qualcosa. Mi ha detto no, noi non speriamo, noi lavoriamo. Grazie Dani. Quindi concludiamo i lavori dicendo che sono veramente felice che questa mattinata che ci ha riunito questa sinergia artistica è giunta purtroppo al termine. Restano le emozioni, l'esperienza insieme, la gioia di esserci conosciuti personalmente oppure ritrovati, con l'entusiasmo di continuare a collaborare a tutto tondo per promuovere l'arte in tutte le sue manifestazioni. Ringrazio i presenti e mi auguro di rincontrarci al più presto accompagnati da nuovi colleghi che tramite ognuno di noi si associa a collaborare per un mondo migliore in cui l'arte possa essere al centro della nostra vita. Grazie a tutti. Non andate via che dobbiamo andare a vedere le cose.